La manovra governo del 2024, governo di Meloni, inizia da un tesoro di circa 14 miliardi. Questo è lo spazio di deficit ottenuto dalle stime stabilite dall'esecutivo nella nota di aggiornamento al DEF approvato dal Consiglio dei Ministri. Un documento certifica una crescita in crescita dell'economia prevista, ma che invia rassicurazione a mercati e investitori, confermando una tendenza alla riduzione del debito. Una gestione dei conti, assicura a Palazzo Chigi, in nome della serietà e del buon senso, gli stessi principi su cui la manovra essere marcato. Chi assicura che il premier Giorgia Meloni manterrà gli impegni presi con gli italiani basta con lo spreco del passato. Tutte risorse disponibili intendevano sostenere il reddito più basso, tagliare le tasse e aiutare famiglie. Una manovra che utilizza il deficit come leva finanziaria, grazie alla scelta di alzare la barra dell'indebitamento per il prossimo anno. Una scelta che consentirà all'esecutivo confermare interventi indispensabili a beneficio del reddito medio-basso, in particolare le misure taglio e premio per cuneo per il tasso natalità, ma anche significative allocazioni per il rinnovo del contratto lavoro pubblico, sostiene che il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che mostra ottimismo in vista della negoziazione con Bruxelles. Crediamo di aver fatto le cose giuste. E per essere le cose giuste. E per essere nel quadro delle regole europee. Assicura l'obiettivo del 3 non è rispettato. Ma la convinzione è che il bar sia stato posto a un livello di ragionevolezza assoluta, credo ci siano persone hanno fatto fanno politica. E quindi altrimenti dai banchieri centrali, aggiunge. Con un rifornimento alla BCE fanno il loro lavoro, decidono in modo indipendente da altri tipi di considerazione. Credo capiran not the situation. L'immagine disegnata NADEF vede lo scenario di previsione ambientato ad aprile nel defunto di tutti. La crescita dell'economia è ridotta quest'anno, il PIL si fermerà al 0,8. Mentre 2024 sarà L1,2. Anche i numeri sul debito cambiano del 2023. In particolare, schizza 5,3 interamente a causa dell'effetto del superbonus per il 2024. D'altra parte, la barra di deficit viene sollevata sia sul quadro tendenziale che su quella programmatica, fissata rispettivamente al 3,6 e 4,3. Risultato è che la dote per la manovra ottenuta in passa da 4,5 a 14 miliardi. Il debito pubblico è sostanzialmente stabilizzato, assicura a Giorgetti. Il percorso di riduzione è confermato. Dal 140,2 del 2023 al 139,6 nel 2026. Ma qui anche le repercussioni del superbonus sono sentito. Non diminuisce come sperato perché il conto da pagare per i bonus costruzione. Particolare il superbonus. Sono i famosi 80 miliardi. In aumento di purmine. 4 rate comode. Spiega senza questo effetto. Il debito sarebbe inferiore a una punta ogni anno. Il tesoro emerso oggi raggiunge già più della metà delle risorse. In effetti, è prevista una legge sul bilancio leggero. Appena so.